saranno i tempi supplementari ad allungare il match tra Bacio Agriauto e De Simone Group. Dopo il 2-2 al 90esimo, tempi supplementari per decidere la finalista del torneo delle ditte 2015 Città di Lioni. Squadre già in campo, ma l'arbitro Avena ha qualcosa da controllare. Solo? Caruso, divertiti! Certo, c'è la magia, insomma. E attendiamo ancora qualche secondo per il primo tempo supplementare tra il Bacio Agriauto e De Simone Group. E ricordo il 2-2 che c'è stato al 90esimo. Albanese Nicola ha sbloccato per De Simone Group con un tiro dalla lunga distanza, il pareggio di Pezzella sul rigore in chiusura del primo tempo, il 2-1 di Izzo per Bacio Agriauto e il pareggio di Bocchino con un perfetto colpo di testa ammesso alle spalle di Tomeo. Sembra tutto ok, si può riprendere. Tempo supplementare quindi tra Bacio Agriauto e De Simone Group. Si riparte. Pallone lungo di Colantuono Salvatore, direttamente però in fallo laterale. De Angelis all'indietro ancora per Delligatti Davide, ancora De Angelis avanza e dà un pallone sulla sinistra per Buscetto, la chiusura, poi ancora De Angelis, fermato il passaggio per l'ottima lettura di Colantuono Luca che dà in avanti in qualche modo. Pepe recupera la sfera, una serie di batti e ribatti, la palla arriva a Romito che ha un po' di spazio davanti a sé, avanza Romito, serve Pezzella largo a destra, poi pallone per l'inserimento di Delligatti Ruben. Palla in out e fallo laterale per il Bacio Agriauto. Buscetto con un fallo e calcio di punizione. Batte Polercia, pallone lungo di Polercia, interviene di testa Finelli e la mette in calcio d'angolo. Tomeo al recupero della sfera e angolo che batte ancora Colantuono Salvatore. Battuta di Colantuono di testa, poi allontana Delligatti Davide verso Romano, Quagliariello Marco di testa, poi De Angelis allarga su Pezzella. Pezzella serve ancora De Angelis, De Angelis, il pallone fermato da Quagliariello Marco, palla in fallo laterale che batte Delligatti Ruben su Pezzella, subito accerchiato Pezzella, viene fermato, poi Bocchino dà un buon pallone lungo linea per Quagliariello Mario, la chiusura di Saturnino con i tempi giusti
poi Delli Gatti dà un pallone recuperato da De Angelis, recupera però la sfera, attenzione, Cordasco, l'uscita di Tomeo che blocca impresa a terra. E poi Tomeo che la mette fuori. Per lo scontro che c'è stato poc'anzi sull'uscita tra l'estremo difensore di Bacio Agriauto e Cordasco, che era rimasto a terra, pallone restituito a Tomeo che si appresta a giocarla lunga su Buscetto, palla che arriva a Romano, la chiusura di Paolo Ercia in fallo laterale. Buscetto, il traversone di Finelli chiuso in fallo laterale. Ancora Buscetto, gira un buon pallone ma c'è Cosentino, poi Romito allarga su Delli Gatti Davide, poi Delli Gatti Ruben, si lancia Delli Gatti Ruben sulla destra, mette un pallone interessante al centro, non ci sono compagni, poi attenzione in due tempi, allontana Quagliariello Marco su Quagliariello Mario, fallo subito da Quagliariello Mario nel cerchio di metà campo da Romito, che finisce anche lui nella lista lunga degli ammoniti. E cartellino giallo quindi per Romito, calcio di punizione per De Simone Group in questo primo tempo supplementare. Il risultato sempre di 2-2, batte la punizione Cosentino. Pipe di testa verso Buscetto, Buscetto si lancia, ma il suo pallone non trova nessun compagno perché è troppo lungo e si perde sul fondo. Con calma Pastore va al recupero della sfera, e lascia l'incompensa della rimessa dal fondo a Cosentino. Buscetto interviene di testa, Colantuno Salvatore subisce fallo e sarà ancora calcio di punizione per gli azzurri di De Simone Group, che guadagnano metri e calcio di punizione. Polercia lungo in area, Pepe di testa, poi ancora Albanese Nicola, trova Delli Gatti Davide sulla traiettoria, poi Bocchino la gioca all'indietro su Quagliariello Marco che si appoggia a Cosentino, è pressato da Pezzella, riesce però a calciarla lontano, poi Aromatico elude l'intervento di un avversario, la tiene, riesce a servire con Antuono Salvatore. Buscetto, poi fischio di Avena e calcio di punizione per Bacio Agriauto. Pepe alla battuta di questo calcio di punizione, gioca il pallone a terra Buscetto, non si intende, non si chiude l'1-2, poi
Colantuono Salvatore in avanti, Saturnino di testa, Delligatti Davide in avanti. Ora si gioca un po' con palloni gettati da una parte e dall'altra. Bocchino gestisce questo pallone, si accentra, da un buon pallone per il numero 15 Cordasco, che però è al di là della linea difensiva e quindi in fuorigioco. Linea difensiva del Bacio Agriauto. E quindi calcio di punizione, batterà ancora Tomeo. Pallone verso Romano, Romano da Delligatti Ruben, chiude Quagliariello Marco in fallo laterale. Fallo laterale battuto da Pezzella. Bocchino non riesce a controllare la sfera. Regala di fatto un calcio d'angolo ai biancorossi del Bacio Agriauto. Batte Delligatti Ruben, morbido al centro, attenzione, di testa Romito, girato il pallone, troppo però, palla che si perde sul fondo. Quando siamo giunti al decimo di questo primo tempo supplementare, sempre 2-2 tra Bacio Agriauto e De Simone Group. Scaramento lontano Delligatti Davide. Con molta calma adesso il gioco viene ripreso in ogni situazione di gioco fermo. Palla ancora in out, l'ultimo tocco, quello ad allontanare è stato di Delligatti Davide, e fallo laterale in zona d'attacco per De Simone Group. Bocchino in avanti per Quagliariello Marco, attenzione che è già ammonito, sciocchezza colossale di Quagliariello Marco che si becca il secondo giallo in maniera purtroppo ingenuo Quagliariello Marco, espulso al minuto, al dodicesimo del primo tempo supplementare. È un'ingenuità che in caso di passaggio di turno gli costerà la finale. Davvero un peccato. Ed ora superiorità numerica per Bacio Agriauto per questo finale di match. De Angelis aspetta il movimento di un compagno, serve Delligatti Ruben che rientra sul sinistro, poi Pezzella si gira, il tiro murato, poi aromatico. Buscetto gioca ancora all'indietro su Romito, allarga il gioco Romito, trova però sulla traiettoria Bocchino che dà in avanti, Saturnino di testa, poi albanese Nicola, poi De Angelis. De Angelis gioca a Pezzella, Pezzella
da un buon pallone in profondità per Romano, trovato un varco Pezzella, pallone leggermente lungo per Romano, il gioco fermo, a terra c'è un giocatore di De Simone Group per Crampi. Ci avviciniamo al quindicesimo e alla chiusura di questo primo tempo supplementare. Ultimi 90 secondi di gioco, più ovviamente l'eventuale recupero che accorderà l'arbitro Avena per questo time out dovuto ai crampi di Albanese Nicola. Ancora a terra Albanese Nicola, giocatori di De Simone Gruppe che sono rimasti, ricordo, in 10 per l'espulsione di Quagliariello Mario, espulso per doppia ammonizione. Gioco che non riprende. Gioco ancora fermo. Quando abbiamo il quindicesimo, proprio in questo momento ci sarà da recuperare qualcosina questo primo tempo supplementare tra Bacio Agriauto e De Simone Group. Ricordo la semifinale del torneo delle ditte Città di Leoni edizione 2015. Gioco che riprenderà con un fallo laterale in favore degli azzurri di De Simone Group, che con molta calma vanno alla ripresa del gioco. No, il fallo laterale battuto. Colantuono Salvatore, Bocchino, mette a terra e serve Quagliariello Marco, poi di testa Delligatti Davide, siamo già in pieno recupero in questo primo extra time. Ciotta gioca all'indietro su Quagliariello, attenzione, pallone per Romano, poi perfeziona il rilancio con Antuono Luca, poi Romito, ma ormai il campo si è deciso di non giocare più. Gioco fermo questa volta per problemi al numero 14 Quagliariello Marco. Avena alla fine decide lui, mette fine a questo primo tempo supplementare tra Bacio Agriauto e De Simone Group. Abbiamo visto pochissimo in questo primo tempo supplementare e altri 15 minuti, secondo tempo supplementare tra Bacio Agriauto e De Simone Group, risultato sempre di 2-2. Diamo la linea alla regia, la riprenderemo tra qualche secondo.